Appuntamento finale della Rassegna Muse, un progetto multiculturale europeo dedicato ai bambini, presente in Italia fin dal 1999, ma per la prima volta in Campania, nelle scuole di Angri e Sarno. Muse si propone di contrastare, attraverso esperienze artistiche di alto livello, l'emarginazione e la povertà educativa. In Italia, il progetto ha lo scopo di promuovere l'inclusione e la valorizzazione delle diversità fra i più piccoli, intervenendo nelle scuole pubbliche e primarie attraverso un percorso di 3 anni, attraverso attività di gruppo, come ad esempio la ceramica e la psicomotricità, come fatto nell'Istituto Comprensivo Don Enrico Smaldone di Angri. I principali obiettivi dello sviluppo dei bambini sono la crescita dell'autostima e del rispetto per gli altri, avvicinarsi all'arte e alla bellezza in modo libero e creativo, consolidare il senso di classe come gruppo, imparare ad ascoltare e aspettare ed acquisire consapevolezza del proprio spazio e quello degli altri, elaborare anche i propri errori nel gruppo ed allenare l'empatia e la gentilezza verso gli altri. Il progetto nei 2 comuni di Angri e di Sarno è stato interamente finanziato dalla Doria. Siamo con la dirigente scolastica Brunella Cataldo dell'Istituto Comprensivo Don Enrico Smaldone di Angri per il progetto Muse. Dirigente, ci parli del progetto e di questo anno che avete vissuto insieme alla Fondazione Muse. Il progetto per noi è stato un momento di grande arricchimento culturale e didattico. I bambini hanno potuto, da partire da quest'anno scolastico, sperimentare attività laboratoriali di ceramica e di preparazione al teatro al fine di poter favorire il processo di inclusione e di relazione tra i pari. È stato un progetto che ci ha scelto perché, come unica realtà scolastica angrese al tempo pieno, consentiva ai nostri alunni di poter sviluppare lungo tutta la giornata scolastica una pluralità di discipline e di apprendimenti. Siamo con l'assessore alla cultura del comune di Angri, Maria Giovanna Falcone. Assessore, ci può dire qualcosa su questo progetto? Oggi sono qui appunto perché il Comune di Angri ha preso parte a questo progetto e speriamo che anche negli anni a venire sarà fatto lo stesso, perché ci teniamo per la crescita dei bambini e in questo modo appunto formiamo anche la crescita dei bambini, che noi siamo attenti alla bellezza per la cultura e speriamo di portare. Qui doveva essere presente la responsabile nazionale di Muse Italia. Io sono il referente del progetto dalla parte tecnica, artistica, solo per Sarno ed Angri, quindi il mio ruolo è, direte, marginale. Mi è stato chiesto, lo faccio volentieri, di portarvi il saluto della direzione nazionale di Muse Italia, che è nella persona della dottoressa Maria Garrone. Ve lo leggo, è dovere ma anche un piacere. Buongiorno a tutti, cari bambini e bambine di Angri e cari insegnanti, artisti, sostenitori e genitori. Mi spiace molto non poter essere oggi lì con voi, sarebbe stato bello incontrarci di persona, anche perché è sempre una vera emozione vedere con i miei occhi le meraviglie che sanno creare i bambini coinvolti nei laboratori Muse. Parafrasando un artista che lavora con Muse da molto tempo, i bambini non sono tele bianche da formare e istruire, ma discipline artistiche. I bambini sono già pronti per la musica, la pittura, la danza, perché esprimono spontaneamente energia, ritmo, emozioni, in poche parole, arte. Tante cose che noi in età molto spesso dimentichiamo. Fondazione Muse si è posta da ormai molti anni l'obiettivo di aiutare tutti i bambini a esprimere se stessi, a rafforzare la propria creatività e le proprie capacità relazionali, facendoli sperimentare nel contesto scolastico attività e discipline artistiche non sempre accessibili a tutti in egual misura. Oltre alla dirigenza scolastica, a tutte le insegnanti,
al coordinatore, agli artisti professionisti Muse che hanno reso possibile tutto questo. Oggi vorrei anche ringraziare personalmente l'azienda La Doria, in particolare la famiglia Ferraioli, le cui radici sono in questo territorio e che ha voluto sostenere l'avvio delle attività musea da Angri a Sarno in questo anno scolastico. È grazie alla generosità di La Doria che i bambini di questi territori hanno potuto vivere questa esperienza educativa poliedrica di alto livello e volta al rafforzamento del loro benessere, arricchendo il proprio bagaglio di competenze grazie al linguaggio universale dell'arte e della bellezza. Ci auguriamo di cuore di poter continuare in questo bellissimo percorso insieme anche negli anni a venire nelle scuole primarie di Angri e di Sarno. Questa volta ho finito la... Siamo con Nicola Antonio Napoli, referente per la sezione Sarno-Angri del progetto Muse. Ci può spiegare che cos'è il progetto Muse? È un progetto multiculturale, multiartistico, che su Sarno e Angri ha lavorato su psicomotricità, teatro danza, teatro, espressione corporea, e qui ad Angri ha lavorato su progetti di ceramica e di teatro, e che da sempre lavora sulla bellezza. Sulla bellezza e sulla capacità di far esprimere i ragazzi e i bambini attraverso le loro passioni, le loro capacità, la loro voglia di esprimersi col corpo ma anche con la voce. È un progetto che nasce nel 93 a livello europeo e invece nel 99 nasce Fondazione Muse Italia, che ha diversissime sedi in Italia. Questa è la prima sede in Campania, al sud lavorano già in Puglia, ma questo è un progetto triennale che credo possa poi anche svilupparsi in altri siti e in altri luoghi.